Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In settimana la Commissione Bilancio ha licenziato per l'Aula il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. Audizioni del Presidente di Film Commission in Commissione Cultura, dove si è discusso anche di cooperazione internazionale. In sanità, infine, sono state avviate le consultazioni per il piano sociosanitario in merito al Gradenigo, sulle medicine non convenzionali e sulle attività di tatuaggio e piercing. Cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo piemontese 2015 al Lingotto di Torino. L'evento, caratterizzato dalla consegna delle onorificenze del CONI alle medaglie olimpiche e paralimpiche piemontesi, è stato organizzato con la collaborazione del Consiglio regionale. Il presidente Mauro Laus. Nella cultura sportiva c'è il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, non ci sono confini e non ci sono barriere. Per questo motivo noi dobbiamo guardare con particolare attenzione. Le regole dello sport devono essere un modello da imitare. Fate il nostro gioco è il titolo della campagna di comunicazione del concorso per le scuole presentati a Palazzo Lascaris, giunti alla terza edizione e promossi in collaborazione con l'Osservatorio Usura del Consiglio regionale. Lo scopo è far comprendere, attraverso il calcolo delle probabilità, che il gioco d'azzardo è soltanto un modo per perdere soldi, lavoro, affetti e dignità. Gabriele Molinari, consigliere delegato all'Osservatorio Usura. È un'occasione per coinvolgere dei ragazzi su attività importanti, dando anche l'opportunità di avere un premio che è significativo. Quello cui confidiamo è che ci possa essere appunto un riscontro adeguato, confidando che si consolidi questa sensibilità al rispetto e alla tutela della legalità in ogni sua forma. A 500 anni dalla morte dello stampatore umanista Aldo Manuzio, il Consiglio regionale ha presentato la ristampa anastatica della Ipnerotomachia Polifili, una delle più celebri edizioni aldine e testo di riferimento del Rinascimento italiano. Una copia dell'opera, edita nel 1499, è conservata alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Franca Porticelli, coordinatore dell'Ufficio Fondi Antichi. Il Polifilo è ricercatissimo, soprattutto per l'apparato iconografico, che è ricco di ben 170 xilografie che rappresentano il capolavoro della xilografia veneziana. Il Polifilo è stato considerato uno dei più bei libri al mondo, almeno per il 400. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite negli enti piemontesi. Fino al 28 febbraio alla Biblioteca Civica di Ceva, Cuneo, è esposta Piazze del Piemonte. Le immagini dell'alluvione del 94 sono allestite fino al 28 febbraio alla sala del Consiglio Comunale di Fronte nel Torinese. Nella sala consiliare di Bolzano Novarese è visibile fino al 22 febbraio la donna immaginata, l'immagine della donna. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.